altri tipo. Sai che ridere se la mia generazione arriverà all'età della pensione, nessuno si lamenterà più del volume, persino fare razza era la tradizione. E nelle meglio prima è nato per chiudere un ciclo. Mi ero reso conto durante la scrittura dei primi pezzi che involontariamente avevo fatto avevo aperto un periodo a Marcord. E fin da Rap and Roll, dove il singolo fu I vecchietti fanno, che parlava appunto, ti immagini se la nostra generazione arriverà all'età della pensione, e cominciavo appunto a elencare quello che sarebbe potuto succedere alla mia generazione appunto durante l'età adulta, diciamo. E poi Decadence, dove parlavo degli anni 90, ho detto forse è il caso di focalizzare e chiudere per bene tutto questo immaginario, cioè la descrizione della mia generazione. Poi l'ho chiamato Meglio Prima come il pezzo, ma anche perché mi è sempre piaciuto girare le critiche, no? Una delle critiche che viene fatto a me, ma anche a tutti i cantanti che sono in attività da un po' di tempo, è Rimeglio Prima. Quindi girare la critica e farne un successo è anche il modo per dire agli haters, per citare Mix Up, che voi ci date la possibilità di fare altri successi facendo le critiche, quindi... J-Ax era meglio prima, dice quello con la nostalgia, come se fosse colpa mia che non tromba dai tempi di Maria Maria. Meglio prima andare al cinema era meglio prima. La gente sostiene che io ero meglio prima, che Vasco era meglio prima, che una cifra di cantanti, no, subiscono questa critica. A volte, poi sai, uno cioè, a te piace sempre l'ultimo disco che hai fatto, a te artista, ma in realtà a volte eri veramente meglio prima. A volte invece, e spero sia il mio caso, è perché certe persone sono affezionate a una canzone, no, che gli ha parlato durante un anno particolare, un'estate particolare, o durante l'adolescenza, o durante un periodo più felice della loro vita. Quindi Neffa mi insegnò che quando uno ti dice che eri meglio prima, tu devi dire sì, ma anche tu, perché in realtà questa è molto più intelligente di quello che sembra al primo ascolto, perché in realtà probabilmente eri tu che eri meglio prima, eri più aperto, mentre adesso lo sei di meno. Per quanto riguarda Meglio Prima, invece, ho ridotto i featuring appunto perché ne avevo fatti tanti prima, e c'è solo Jake La Furia nel pezzo Recidivo, che è un po' il seguito di Rap and Roll che avevo fatto con Gue Pequeño, quindi c'era appunto questa voglia di dare la continuità con i Club Dogo sul pezzo più Rap and Roll del disco. E poi nel brano Questi Ragazzini ho voluto scegliere un MC giovane come Cane Secco, che ancora deve farsi conoscere alla maggior parte delle persone, e poi un veterano che secondo me meritava tantissimo, che invece non ha ricevuto l'attenzione che si merita fino ad allora, ed è Mistaman. E quando ho voluto mettere insieme un po' quello che era secondo me uno della mia generazione che spacca e uno della nuova generazione che spacca, e metterli insieme e fare il brano Questi Ragazzini. Oh, people.